Sono Gilby IT e oggi vorrei fare un video un po' più serio, un video di protesta. Perché protesto? Protesto perché ho scoperto che quest'anno la Regione Piemonte ha speso 3 milioni e 200 mila euro per dare degli inutili premi ai loro inutili dirigenti. Non sto parlando dei politici, sto parlando dei dirigenti, quei parassiti che lavorano all'interno della gestione della Regione Piemonte. Avete presente, no? Ecco, questa gente ha ricevuto 3 milioni e 200 mila euro di premi produzione. Questo vuol dire che ogni dirigente ha preso circa 20 mila euro in più a testa, oltre i 94 mila euro che già prendono. Quindi proprio una vergogna nella vergogna, già prendono troppo e in più hanno preso altri 20 mila euro per fare che cosa? Premio di produzione per che cosa? Per cazzate, perché hanno fatto delle riunioni, perché hanno usato le mail piuttosto che la posta cartacea. Per tutta una serie di stronzate così c'è una legge di merda che gli consente di prendere un premio produzione. Poi a noi invece aumentano il bollo auto. Quest'anno la Regione Piemonte aumenta il bollo auto dal 6 al 10%. Però i premi ai dirigenti li danno. Poi tu vai a chiedere, ma vorremmo dei soldi per gli asili, dei soldi per gli ospedali. Ah no, i soldi non ci sono. Non potevano dire anche ai dirigenti, ah vorremmo i premi produzione. No, i soldi non ci sono. No. Perché sono mafiosi, è gente inciucciata come loro. I nostri politici sono inciucciati con i dirigenti, saranno parenti, amici, insomma, gentaglia di quel genere lì, che si è presa questi premi di produzione inutilmente. Poi dicono, ma la legge dice così, la legge dice così. La legge, quando ci vogliono inculare, la cambiano. Quando invece ci sono loro a perderci, no, ah, non si può cambiare, c'è la legge fatta così, la legge è fatta così. La legge si può cambiare. Forse per me, per esempio, tutti questi privilegi sarebbero reato, vai in galera. Prendi un vitalizio, dovresti andare in galera, dovrebbe essere considerato reato prendere un vitalizio in Italia, invece che un privilegio di merda. Quindi, visto che hanno buttato soldi per premi inutili a dirigenti inutili e ci hanno aumentato il bollo, io quest'anno il bollo non lo pago. Non me ne frega un cazzo, mandino chi vogliono. Ma io quest'anno il bollo per protesta contro queste spese inutili che potevano essere tagliate, non lo pago. Per finire, invito tutti quanti quest'anno a non pagare il bollo. Tanto anche se lo pagate a dicembre di quest'anno, pagherete pochi euro di mora, se proprio volete pagarlo in ritardo. Però invito tutti a non pagare il bollo quest'anno, perché è vergognoso che si diano dei premi inutili a dirigenti che sono già strapagati e poi a noi ci aumentano il bollo. Ok? Io i miei 200 euro me li voglio tenere quest'anno. Si fottano. Questo è tutto. Ciao, alla prossima.